Buongiorno, buon pomeriggio, benvenute e benvenuti a tutte e a tutti da parte mia e da parte della professoressa Nadia Innocente. Siamo al terzo appuntamento del ciclo di seminari dedicati alle diverse forme e articolazioni che può assumere il percorso professionale dei laureati in scienze e tecnologie alimentari e sono esperienze queste raccontate da laureate e laureati in scienze e tecnologie alimentari dell'Università di Udine. Oggi abbiamo il piacere di ospitare la dottoressa Barbara Quarta. Barbara, grazie davvero moltissimo per aver accolto e accettato immediatamente con estrema prontezza il nostro invito. La dottoressa Barbara Quarta ha conseguito a Udine la laurea magistrale in scienze e tecnologie alimentari, ma anche il titolo di dottore di ricerca in scienze degli alimenti. Come sapete, a conclusione del dottorato di ricerca si possono aprire due strade, quella della carriera universitaria oppure quella del mondo del lavoro. E la dottoressa Barbara Quarta ha deciso di affacciarsi al mondo del lavoro dopo il dottorato e di cercare una opportunità lavorativa che potesse soddisfare le sue aspirazioni e le sue ambizioni. E lei stessa magari ci potrà dire oggi se e in quale misura possedere il titolo di dottore di ricerca ha in qualche modo giocato un ruolo sul suo percorso professionale. Conosco abbastanza bene Barbara, avendo avuto il piacere di seguirla come supervisor durante il periodo, prima come studentessa ovviamente, poi come supervisor durante il periodo di dottorato. E penso di poter affermare con ragionevole certezza che Barbara abbia messo in campo tutte le sue doti caratteriali, oltre che professionali, lo capirete immediatamente che cosa intendo dire. Prima nella fase di ricerca e valutazione delle offerte che le si sono presentate, poi nel svolgimento del suo ruolo in ambito lavorativo. Barbara oggi ricopre il ruolo di Product Developer nel settore della ricerca e sviluppo di una importante azienda alimentare, la Dr. Scharr, che come sapete è una multinazionale, ha molte sedi nel mondo. Ma prima della sua attuale posizione, la dottoressa Barbara Quarta ne ha ricoperte delle altre e sarà molto interessante sentire da lei quanto articolato è stato il suo percorso, quali difficoltà ha incontrato, come le ha affrontate. Allora, prima di lasciare la parola alla dottoressa Quarta, ricordo a tutti che al termine della sua presentazione ci sarà la possibilità di rivolgerle delle domande. Si possono rivolgere domande sia attraverso la chat oppure a voce. E penso che per voi studenti questa sia un'opportunità importante e unica per comunicare con una professionista che opera nell'ambito di una grande azienda alimentare. Ricordo infine che il seminario viene registrato e successivamente sarà messo a disposizione nella modalità on demand sui canali YouTube di Play Unihood e quello del corso di studi. Bene, vi auguro un buon ascolto e lascio la parola alla dottoressa Barbara Quarta. Prego, Barbara. Grazie mille, grazie, buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Vorrei condividere con voi una piccola presentazione che ho preparato per esporvi il mio percorso formativo e anche professionale. Allora, buonasera a tutti, io sono Barbara Quarta, attualmente svolgo un ruolo di R&D Product Developer presso l'azienda Dr. Scharr. A Padriciano, a Trieste, presso l'Area Science Park di Padriciano, appunto. Il mio percorso di studi inizia scegliendo la facoltà di Scienze e Tecnologie Alimentari. Mi sono laureata alla laurea triennale nel 2005. Con la dottoressa ho deciso di svolgere la tesi nella relazione di tirocinio con la dottoressa Caligaris. La relazione di tirocinio consisteva appunto in cinetiche di cristallizzazione di sciroppi zuccherini con un'analisi attraverso un'analisi dell'immagine. Questo è stato il primo approccio quindi all'attività sperimentale di laboratorio che poi si sarebbe rafforzata sicuramente
alla fine poi anche della laurea sperimentale, perché poi ho deciso di prendere anche di continuare il percorso di studi, concludendolo nell'ottobre 2007, anno durante il quale ho conseguito appunto la laurea magistrale all'Università sempre di Udine, seguita dalla dottoressa Manzocco, Lara Manzocco, con un titolo di tesi di laurea, quale l'effetto della luce sull'enzima polifenolossidasi in sistemi alimentari. Questo lavoro di tesi è un lavoro di tesi che mi ha arricchita particolarmente, è stato molto interessante perché ha permesso insomma di approfondire questa tematica dal punto di vista bibliografico, ma soprattutto sperimentale, e quindi valutare come l'effetto della luce, soprattutto ultravioletta, era in grado di agire sull'enzima polifenolossidasi, come ben sapete, responsabile dell'ossidazione, in primis in sistemi alimentari, quindi in sistemi modello, e successivamente approfondendo anche la tematica su sistemi alimentari più complessi, nello specifico erano delle fettine di banana, quindi frutta che, per le quali si valutava proprio l'effetto della luce ultraviolette sulla riduzione dell'ossidazione. Lavoro che poi è stato anche completato da altri tesisti e che quindi ha suscitato particolare interesse ed è stato sicuramente utile anche per fini industriali, mi auguro. Durante, mi ricordo molto bene l'anno in cui mi sono laureata e anche il mese in cui mi sono laureata, perché io in realtà non dovevo laurearmi in ottobre 2007, io dovevo laurearmi nella sessione successiva, che non ricordo esattamente quando era, se dicembre, marzo, non ricordo. Mi è stato però richiesto se potevo essere interessata a partecipare a un concorso di dottorato di ricerca, quindi per iniziare questa esperienza di dottorato di ricerca con la professoressa Monica Nese. E ci ho pensato neanche tantissimo e ho deciso subito di intraprendere, di iniziare questa attività, questa esperienza estremamente formativa, e quindi ho accelerato la mia laurea magistrale, mi sono laureata qualche mese in anticipo, dando una grande accelerata al lavoro di tesi, come si ricorda molto bene anche la dottoressa Manzocco, e quindi ho potuto fare il concorso, superare il concorso e iniziare appunto questa esperienza nel dottorato di ricerca, appunto con la professoressa Monica Nese. Il dottorato di ricerca per me è stata un'esperienza molto importante, molto formativa e ha permesso di approfondire quelle che sono le tematiche di ricerca, ma anche la modalità di fare ricerca, cosa che poi mi è stata molto utile anche nel momento in cui sono andata a lavorare in azienda e soprattutto in ricerca e sviluppo. Poi io considero il dottorato un'esperienza che è nel mezzo tra l'università e il mondo del lavoro, perché di fatto è vero che è un'esperienza che viene svolta nell'università, ma è un vero e proprio lavoro. E quindi mi ha permesso di effettuare un passaggio un po' graduale nel mondo del lavoro, che poi di fatto era quello che nel mondo del lavoro inteso come lavoro in azienda, che poi è quello che io ho sempre voluto fare. Quindi ho iniziato appunto questa esperienza di dottorato con un lavoro relativo all'individuazione di strategie di mitigazione di sostanze tossiche indotte da trattamenti termici in alimenti. È stato un lavoro che ha in parte completato un lavoro che era già stato svolto precedentemente, ma che poi ha permesso di approfondire la tematica per quanto riguarda l'acrilamide, ma anche altri composti tossici come furani, quindi idrossimetilfurfurolo e furfurale. Nello specifico è stato un lavoro estremamente interessante perché mi ha permesso di valutare diversi interventi di pretrattamento, ma non solo, anche interventi di formulazione e interventi di processo, proprio per ridurre la presenza di acrilamide e furani in prodotti da forno, patate e caffè. È stato interessante appunto cominciare a utilizzare strumentazioni anche abbastanza complesse, a parte la luce ultravioletta che appunto avevo già impiegato nella mia tesi di laurea, anche le radiofrequenze, gli ultrasuoni, il liofilizzatore, la KPLC, il gas cromatografo, spettrofotometro, Instron e anche un macchinario capace di
di effettuare il vuoto e che quindi permetteva di rimuovere, ad esempio, furfurale da caffè tostato, ma anche rimozione di furani o idrossimetilfurfurolo in biscotti, sempre con trattamenti sottovuoto. Quindi estremamente interessante, quindi anche riuscire a lavorare con determinate strumentazioni. Durante quei 3 anni, a un certo punto ho chiesto alla professoressa Nese se c'era la possibilità di fare un'esperienza all'estero. Avrei voluto fare un'esperienza più lunga, 3-6 mesi, cosa che purtroppo non si è potuta effettuare perché non c'erano le condizioni all'epoca, non si era presentata l'occasione giusta per poter fare un bel lavoro e la professoressa Nese ci teneva a farmi fare un bel lavoro, insomma. E quindi ho comunque deciso di approfittare dell'opportunità che si era aperta di collaborare con il Dublin Institute of Technology di Dublino, verso il quale sono partita per un mese a svolgere attività di ricerca. È stato interessante perché in questo mese, oltre ad approcciarmi con un'altra realtà, e quindi vedere come viene svolto anche il lavoro di ricerca all'estero e avere contatto quindi con altri ricercatori, per me è stato particolarmente importante anche a livello personale. Quindi io consiglio a tutti di fare un'attività all'estero o comunque lontano da casa, cosa che io non avevo mai fatto e che è stata estremamente formativa perché ti rafforza a livello personale e ti fa rendere conto che tutto è superabile, tutto si può fare, che ho la possibilità, riesco a sopravvivere, ce la posso fare. Ecco, che non è una cosa scontata. Ecco, sicuramente permette di accrescere anche un pochettino l'autostima e di rafforzarsi come persona. Durante questa attività io ho approfondito la tematica dei modelli predittivi, una modellazione praticamente che permettesse di valutare le concentrazioni ottimali di asparaginasi, che era un enzima in grado di intervenire su uno dei precursori della formazione dell'acrilamide, l'asparagina, appunto nella riduzione dell'acrilamide stessa nella sua formazione in biscotti. Attraverso la valutazione, insomma, di tutte le variabili che possono andare a influenzare appunto l'efficacia di questo enzima in sistemi alimentari e quindi ipotizzando anche una sua applicazione a livello industriale. Quindi la ripercussione sempre a livello industriale è sempre stata presa molto in considerazione, questo mi ha sempre interessata molto proprio per questa mia propensione a lavorare in azienda. Durante i 3 anni di dottorato si è presentata anche un'altra occasione. Ecco, questa occasione è stato l'ulteriore passaggio, quindi si è svolta durante il dottorato, ma è stato un altro piccolo passaggio nel mondo del lavoro esterno all'università, un po' più concreto. Quindi ho cominciato a collaborare con una società, la Vistra SRL, svolgendo un'attività come docente per corsi HACCP rivolti ad addetti operatori del settore alimentare. Quindi è stata un'attività molto bella, ne ho un buon ricordo proprio perché ha permesso di interfacciarsi con quella che è un'altra realtà che a me è sempre piaciuta molto, quella della ristorazione collettiva, del settore alimentare inteso come operatori del settore alimentare. E quindi con persone che lavoravano in ristoranti, in bar, che proprio per legge devono partecipare a questi corsi HACCP di formazione. E quindi anche in questo caso mi ha permesso di portare anche, di esportare un po' le mie conoscenze e di approfondirle, anche perché all'epoca, quando mi sono laureata io, non si approfondivano tantissimo le tematiche relative anche alla normativa alimentare, adesso molto di più per fortuna, e quindi ha permesso di approfondire certe tematiche che poi mi sarebbero state molto utili in azienda. Una volta concluso il dottorato di ricerca, ho cominciato a cercare lavoro e non nego che ho cercato lavoro in tutta Italia, non mi sono mai rivolta all'estero, ma sicuramente anche in regioni fuori dal Friuli. E
Ci sono state ovviamente, non sempre tutti i colloqui sono andati a buon fine, ci sono state un po' di difficoltà all'inizio e nel frattempo, mentre stavo cercando di cercare il lavoro che mi interessasse veramente, ho approfittato e ho avuto un'occasione, un'altra opportunità di lavorare come assegnista di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche dell'Università degli Studi di Udine con la professoressa Maria Parpinelli. Questa attività è un'attività che si collega in parte all'università, nel senso che era un lavoro più in ambito medico, ma e quindi era più una raccolta e organizzazione di dati di composizione degli alimenti per aggiornamento di banca dati di composizione appunto degli alimenti per studi epidemiologici in Italia. Quindi sicuramente un ambito più medico che si separa un pochettino da quello che era strettamente l'ambito legato alle tecnologie alimentari. Però è sicuramente stato un lavoro che mi ha permesso appunto di, pur lavorando, continuare a cercare lavoro in aziende alimentari. Contemporaneamente, arricchita insomma dell'esperienza fatta con la Vistra, la società Vistra per la quale facevo i corsi HACCP, ho cominciato a collaborare anche con l'azienda CEMA Friuli SRL, sempre come docente per corsi HACCP, ma anche come consulente per l'elaborazione di piani HACCP per le attività alimentari. Quindi, professionalizzandomi un po' di più, andavo proprio a supervisionare le attività commerciali, appunto gelaterie, bar, ristoranti, andando a supervisionarli proprio per essere in grado di elaborare i piani HACCP che devono, come sapete, essere sempre presenti e presentati a richiesta delle autorità nelle attività commerciali alimentari. Finalmente, nell'agosto 2011, vengo assunta, comincia la mia collaborazione con un'azienda del Friuli, la Roncadin SPA, un'azienda che si trova a Meduno, che produce tuttora pizze surgelate e comincio e lavoro praticamente, comincia questa collaborazione con Roncadin da agosto 2011 fino a maggio 2018, quindi insomma tanti anni passati in questa azienda in cui mi sono formata in vari settori come adesso vi racconterò. In particolare, dall'agosto 2011 al dicembre 2011, ho accettato mi è stata proposta praticamente una work experience, quindi un percorso professionalizzante per addetto controllo qualità nel settore alimentare. E durante questa prima attività lavorativa mi sono occupata di analisi microbiologiche e chimiche. Fondamentalmente, la mia attività era prettamente in laboratorio di microbiologia, pur non avendo approfondito così tanto, non avendo ad esempio conseguito un lavoro di tesi in microbiologia, ma avendo solo le capacità relative appunto ai corsi seguiti durante l'università, ma comunque ho deciso di accettare questa opportunità e occuparmi quindi di analisi microbiologiche fondamentalmente. Contemporaneamente, sempre nel controllo qualità, mi sono occupata anche di gestione di fornitori e ordine di materiale all'interno del laboratorio, quindi tutta quella che era la gestione del laboratorio, controlli in entrata e uscita delle materie prime, compilazione di reports, verifica della qualità del prodotto durante il processo e anche conduzione di studi di shelf life e verifica e redazione di schede tecniche e calibrazione della strumentazione aziendale, quindi tutte quelle che sono le competenze tipiche di un addetto al controllo qualità. Successivamente io sono stata confermata e quindi di fatto sono stata assunta come impiegata addetta alle analisi di laboratorio e controllo qualità. Quindi le mie mansioni erano inerenti a tutto quello che erano identiche a quelle che avevo effettuato durante la work experience, ma erano mansioni anche inerenti all'assicurazione qualità. Quindi non mi occupavo solo di controllo qualità, ma il mio responsabile
aveva richiesto che io lo supportassi anche nell'attività che svolgeva lui, ovvero in assicurazione qualità. Quindi diciamo che lo potevo ad esempio aiutare nella elaborazione del manuale di autocontrollo, nell'attività di test control, partecipavo agli audit che venivano effettuati dai clienti, e quindi è stata sicuramente un'opportunità per me, perché affiancavo il mio responsabile e potevo imparare da lui buona parte di quello che stava facendo e assorbire proprio tutte le conoscenze che lui aveva, tutte le competenze che aveva e che era riuscito a sviluppare grazie alla sua grande esperienza. Proprio arricchita di ciò, dal dicembre 2013 a settembre 2016 ricopro il ruolo di responsabile assicurazione qualità. Quindi quello che era il mio responsabile qualità decide di candidarsi per un'altra posizione sempre in Roncadin e propone la mia figura come sua sostituta, avendomi formata e plasmata come lui riteneva opportuno. E, appunto, ho deciso di accettare questa sfida, pur essendo molto giovane, e coprire quindi questo ruolo di responsabilità. È sicuramente il ruolo che ho un po' più nel cuore, perché mi ha arricchita tanto professionalmente, mi ha arricchita tanto personalmente, perché non si trattava soltanto di seguire tutte quelle che erano i sistemi di gestione per la qualità e sicurezza alimentare, ad esempio seguendo gli standard BRC, IFS, come vogliono molto spesso, come richiedono le GDO, le grandi distribuzioni e le private label praticamente, ma è stato sicuramente arricchente dal punto di vista personale. Soprattutto questo mi ha arricchita tanto, nel senso che comunque era un'azienda che all'epoca, adesso si è ingrandita ancora, ma all'epoca aveva circa un 540 dipendenti e io come responsabile qualità dovevo garantire appunto il rispetto dei criteri di qualità di tutta l'azienda. Avevo 7 persone da gestire, perché c'erano 2 persone sotto il laboratorio, quindi io gestivo il laboratorio. C'erano 2 persone in accettazione materie prime, 3 persone in controllo qualità di linea e più o meno 2 persone in assicurazione qualità. Quindi c'erano delle persone da gestire e questa è stata la grande sfida e quello che mi ha appassionato particolarmente, perché secondo me se vi succederà, se vi capiterà insomma di gestire del personale, bisogna avere grande diplomazia, bisogna avere grande capacità di ascolto e grande capacità, insomma, di comprensione anche delle loro esigenze. È importante sempre, secondo me, stimolarli e renderli partecipi di quelle che sono anche, fino a certi punti, però anche le problematiche, cioè coinvolgere sempre le persone che devi gestire, che fanno parte del tuo team, perché alla fine devono essere parte, come se fossimo una stessa famiglia, un gruppo che lavora insieme per il bene dell'azienda. E questa è stata sicuramente un'esperienza molto bella da quel punto di vista, perché ho degli ottimi ricordi e anche il feedback ricevuto dai collaboratori è stato sempre molto positivo, quindi insomma, porterò sempre nel cuore questa esperienza. Molto formativa anche dal punto di vista lavorativo è stato questo ruolo, perché anche collaborare con gli altri enti aziendali richiede tanta diplomazia, soprattutto in assicurazione qualità, che è un ruolo secondo me fondamentale per garantire degli standard igienico-sanitari e garantire la sicurezza del prodotto che esce appunto dall'azienda. È sicuramente un ruolo che
appunto, come dicevo, richiede tanta diplomazia e che è un ruolo molto spesso visto come scomodo. Importante è non porre, un altro consiglio che do è non porre mai dei problemi, non presentare mai dei problemi, ma presentare sempre delle soluzioni. Quindi mai con uno sguardo negativo, proprio per non far passare l'area qualità come l'area problematica. È vero che l'area qualità è un'area che mette alla luce quelle che possono essere le problematiche, mette in guardia l'azienda, sempre per il bene dell'azienda, la mette in guardia da quello che può far decadere un po' la sicurezza alimentare del prodotto, ma è sempre molto importante presentare anche delle soluzioni, in modo da essere supportati anche dalla direzione. Durante questo percorso mi sono occupata anche della formazione interna del personale e ovviamente tutte le attività svolte durante i corsi come docente HCCP presso la Bistra, presso la CEMAR Friuli, mi hanno aiutata moltissimo durante queste attività anche nell'azienda, in azienda. Successivamente, dal settembre 2016 al maggio 2018, si apre una posizione in ricerca e sviluppo, sempre Roncadin, e decido di candidarmi. Quindi, un po' a malincuore, nel senso che, come vi ho detto, è un ruolo che mi è rimasto nel cuore, quello della responsabile assicurazione e qualità, ma decido di tornare un po' alle origini. E quindi anche di spaziare un po', di approfondire un po' le mie competenze, che quindi avevo già, beh, non si finisce mai di imparare, ma avevo già approfondito come responsabile qualità, ma volevo anche provare a svolgere attività di ricerca e sviluppo in azienda, quindi non più solo un'attività di ricerca in università, ma anche più pratica, anche proprio a livello di linee di produzione, anche in azienda. Nello specifico mi occupavo di ideazione e sviluppo di prodotti, sempre pizze surgelate con diverse tipologie di farcitura, per il mercato europeo ed extraeuropeo, soprattutto americano, era quello che dovevo seguire io. E anche in questo caso dovevo occuparmi della ricerca delle nuove materie prime, della verifica della loro conformità, quindi controllo delle schede tecniche e contatto con i fornitori. Ma la parte sicuramente più interessante erano i test in linea, quindi una volta elaborate le ricette, provare a condurre dei test in linea per verificare poi l'idoneità del prodotto e il lancio del prodotto in presenza del cliente, molto spesso, perché Pizza Roncadin aveva e ha ancora un marchio proprio, che adesso ha rafforzato ancora, ma operava soprattutto nelle private label. Quindi a marchio terzi e produzione anche per le GDO, di grande distribuzione. Successivamente, a maggio 2018 fino a oggi, lavoro per la Dottor Share presso l'R&D Center nell'area Science Park di Padriciano come product developer. La Dottor Share è una multinazionale con diversi stabilimenti collocati in tutto il mondo, quindi da Swissboro negli USA, al Brasile, alla Spagna, all'Italia, all'Austria, Germania, Russia, Turchia, quindi vari stabilimenti competenti ciascuno in determinate categorie di prodotti. Quando si parla di Dottor Share, in realtà il marchio più conosciuto è sicuramente Share, che è un marchio che identifica prodotti senza glutine. Quindi Dottor Share si occupa sia di nutrizione gluten free, quindi per venire incontro alle esigenze di persone con intolleranza al glutine, quindi celiache, persone celiache. Ma presenta anche altri marchi come Flavis, Cansu, Mevalia, Comidamed e quindi approfondisce anche altre tematiche e sviluppo di prodotti a fini medicali, quindi inerenti alla renal nutrition, quindi per produzione di alimenti per persone con problemi renali, quindi che si devono nutrire con alimenti a basso contenuto proteico,
ma anche inerenti a metabolic nutrition, ovvero persone con difficoltà metaboliche di determinate proteine, e keto nutrition, ovvero persone che devono seguire una dieta chetogenica sempre per problemi fisici. L'area Science Park, appunto, è l'area di ricerca della Dr. Scher, cioè tutti gli stabilimenti fanno riferimento all'unica area di ricerca che è appunto a Padriciano. L'area di ricerca è composta da un'area di ricerca e innovazione, un'area relativa allo sviluppo di prodotti gluten free e un'altra area relativa proprio allo sviluppo di prodotti medicali, quindi alla medical nutrition. Ecco, io mi occupo di sviluppo di prodotti gluten free e non solo, lo spiegherò dopo. Infatti il mio ruolo come product developer consiste appunto nello sviluppo di prodotti gluten free in due stabilimenti che devo seguire, che sono di mia competenza, lo stabilimento di Borgo Valsugana in Trentino e lo stabilimento di Klagenfurt in Austria. Nello specifico, nello stabilimento di Borgo Valsugana vengono prodotte pizze surgelate senza glutine e pane sempre senza glutine. E ready meals, quindi piatti pronti senza glutine e con glutine. Per quanto riguarda Klagenfurt, invece, oltre ad altre preparazioni di premix che poi vengono utilizzate anche per altri, per lo sviluppo di prodotti sempre share, nello specifico mi occupo di preparazione di mix farine per la creazione di poi altri prodotti a livello casalingo. Appunto, negli ultimi mesi mi sto occupando sempre a Borgo Valsugana dello sviluppo anche dei prodotti conventional che Dr. Scher ha acquisito un'azienda che è Gourmet Italia, che è diventata appunto marchio Scher, che produceva prodotti con glutine e quindi a marchio proprio, ma anche come private label. Quindi, a differenza della Scher, che è una realtà, è una multinazionale che produce solo marchio proprio e che quindi ha delle tempistiche per lo sviluppo dei progetti molto burocratica, molto abbastanza elaborata e lo sviluppo di un progetto, insomma, può richiedere anche anni, a seconda della complessità del progetto. L'esperienza che appunto sto facendo nei prodotti conventional con lo stabilimento di Borgo Valsugana mi ha ributtata un pochettino indietro verso la mia esperienza a Roncadin, perché lo stabilimento di Borgo Valsugana, proprio con questo sviluppo di prodotti con glutine, produce a marchio proprio, a marchio mama, appunto, al cuore del gusto, ma anche come private label. E quindi anche conto terzi e anche per la GDO, con delle tempistiche a cui io ero ben abituata, per questo infatti hanno pensato di affidarmi lo sviluppo di questi prodotti, proprio perché avevo comunque un'esperienza con un'azienda che appunto si occupava di private label e quindi sono consapevole di quello che vuol dire, perché le tempistiche sono molto diverse. Nel momento in cui il cliente fa una richiesta, il tempo che hai per svilupparlo, nel momento in cui apri un tender, di solito, se va bene, sono 1 o 2 settimane. Tempi decisamente diversi da share, che può prendersi più tempo per approfondire anche molto di più i progetti e analizzarne ogni minimo, ogni minima complessità, ogni minimo punto critico. In che cosa consiste l'attività di product developer? Consiste nello svolgimento di prove di laboratorio, nel particolare appunto Share prevede delle procedure molto standardizzate, cioè vengono definiti dei progetti, vengono affidati a uno sviluppatore e lo sviluppatore li segue dall'inizio alla fine. E la fine di uno sviluppo per lo sviluppatore è la prima produzione, nel momento in cui affida il suo prodotto alla produzione che poi potrà insomma produrlo in autonomia. Quindi si inizia nel momento in cui viene attribuito un progetto con delle prove di laboratorio, elaborazione quindi di ricette con impasti che vanno da 1 a 2 kg.
il laboratorio, l'attività è tanta perché può andare bene e può essere possibile riuscire a sviluppare subito una ricetta funzionale, ma non sempre è così, poi dipende moltissimo anche dalle tipologie di prodotti. E un'altra complessità che spesso si sottovaluta e che forse avevo sottovalutato anch'io è che i prodotti senza glutine non sono esattamente come i prodotti con glutine, sono molto molto complessi, hanno delle strutture particolari e vanno supportati con una certa ingredientistica. Quindi richiedono particolare impegno, ecco. Nel momento in cui vengono svolte prove di laboratorio, può essere necessario anche fare delle prove nell'impianto pilota che si trova a Klagenfurt, in cui è possibile lavorare con impasti più importanti da 10 a 50 kg, in cui è possibile svolgere da 5 a 20 prove necessarie appunto per testare la ricetta o il processo. Una volta messa a punto la ricetta, siamo pronti per andare in linea con dei test che vengono chiamati GTV, GTV, che sono dei test industriali in cui viene richiesta la disponibilità da parte della produzione a dedicare 2 ore, 3 ore, 5 ore per effettuare delle prove in linea, quindi con degli impasti industriali da 100-400 kg l'uno e la possibilità di svolgere da 2 fino a 15 prove. Per finalizzare la messa a punto del prodotto e quindi tornare in linea a svolgere queste prove industriali tutte le volte che si verificano delle criticità che vogliono quindi essere messe, che vogliono essere analizzate, che vogliono essere affinate e risolte. Come product developer, quindi appunto mi occupo di gestione di progetti che consiste sempre nella ricerca di nuove materie prime, quindi analisi delle schede tecniche, primo contatto con i fornitori che può arrivare, può essere gestito dall'area acquisti, ma che molto spesso, anzi molto apprezzato che venga gestito dalla ricerca e sviluppo, che appunto sa quello che gli serve, sa quello che vuole. Ideazione e sviluppo di nuove ricette sulla carta. E sviluppo poi in laboratorio, definizione dei parametri di processo e prove in linea fino alla prima produzione. Tutto questo processo si conclude poi con la validazione del prodotto, che prevede l'elaborazione della documentazione necessaria alla validazione, appunto, del prodotto stesso, quindi consistono quindi sia in analisi chimiche, analisi microbiologiche, analisi sensoriali per validare appunto la qualità del prodotto e studi di shelf life, perché appunto la shelf life viene definita da noi sviluppatori e quindi deve essere studiata in tutte le sue parti e proposta a conclusione del processo. Io ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Quindi grazie Barbara, grazie, è stato un racconto molto articolato, molto particolareggiato e anche, come dire, è stato, non ti sei risparmiata a fornire dei consigli, dei suggerimenti agli studenti che sono qui, che stanno seguendo e a quelli che seguiranno in differita, che derivano proprio dalla tua esperienza personale. Credo che questo sia il valore aggiunto di questi incontri, perché oltre a raccontare la propria storia, in qualche modo c'è questo desiderio di trasmettere quel di più, no? Che può essere l'esperienza positiva, l'esperienza negativa e il suggerimento, no? Che alla fine uno ha raccolto, diciamo, l'esperienza ha dato ha messo alla prova e quindi si è raccolto qualcosa. E quindi questa decisione di condividere con chi ti ascolta questi aspetti penso sia molto interessante e molto generoso, ecco, anche da parte tua. Io, Nadia, io penso che potremmo lasciare la parola agli studenti se hanno qualche curiosità, qualche cosa da chiedere alla dottoressa Barbara Quarta. Io ho una domanda. Le Prego. è mai capitato un episodio di richiamo della merce perché era difettosa? E se sì, com'è che ci si comporta? Per esempio, mi metto nei miei panni futuri, faccio una produzione e sono responsabile e il prodotto non, per un errore mio non è salubre. E quindi cosa mi potrebbe succedere? Come mi dovrei comportare?
Non mi è successo di fare un ritiro richiamo, mi è successo di dover riunire il team di crisi per valutare come intervenire, per decidere come intervenire. Alla fine non è stato fatto un ritiro richiamo, però sicuramente non è una responsabilità, cioè il responsabile qualità sicuramente deve rispondere in primis dell'accaduto. Infatti è un ruolo molto delicato, molto bello ma molto delicato. Però è anche un'attività che viene condivisa con tutti gli altri responsabili e quindi appunto viene riunito il team di crisi e si valuta insieme che cosa fare. Poi alla fine è la direzione che è l'OSA ufficialmente a decidere come procedere. Però sì, dipende, ecco, dipende anche dalla gravità, poi bisogna fare le comunicazioni al RASP, bisogna intervenire col medico veterinario, dipende anche da qual è il prodotto coinvolto, se sono prodotti carni, prodotti lattiero-caseari, se si tratta di frutta e verdura, sicuramente il veterinario neanche lo vedrete in stabilimento, quindi è molto più facile. Però insomma, dipende, ma tutto è fattibile. Ecco, io non avevo tantissima esperienza, l'ho fatta tutta nel campo, sicuramente tutto quello che succede permette di fare tanta esperienza. Ecco, si impara da qualunque cosa, sulla propria pelle. Ok, grazie. Prego. Io avrei due domande. Allora, la prima è, durante il suo percorso di dottorato e anche come esperienza successiva, ecco, in ricerca, lei ha mai avuto magari il ripensamento di cambiare idea invece di andare a lavorare in azienda e stare, diciamo, in ambito universitario? Cioè, quali sono le differenze? Si è trovato qualche differenza rilevante tra ricerca e sviluppo in azienda e università? L'università ti permette di perfezionarti, ti permette di approfondire le tematiche, di valutarle sul campo anche, perché effettivamente c'è il laboratorio, c'è la possibilità. Poi io durante il mio dottorato anche, per fortuna grazie alla professoressa Sanese, ho collaborato con delle aziende, quindi c'è stata una piccola interfaccia anche con le aziende industriali della regione. Però parlo a livello personale, perché poi ognuno ha le proprie preferenze, decide di prendere le proprie strade. Mi ha permesso il dottorato di sviluppare delle competenze da mettere in atto poi in azienda. L'azienda permette proprio di mettere in pratica la ricerca e sviluppo, cioè ricercare, fare ricerca, ma fare sviluppo anche su un prodotto che poi vedi crescere e vedi andare in produzione, poi vedi la pubblicità in televisione, cioè segui proprio la crescita del tuo bambino. È proprio, poi in realtà per me sono tutti bambini, perché il lavoro di tesi, il lavoro di dottorato, è stato tutto un costruire e un crescere. Però il prodotto è proprio qualcosa che, cioè quando riesci a mettere a punto una ricetta, che magari viene anche bene al primo colpo, dici, caspita, e provi a farla in laboratorio, e poi provi a farla in linea, e magari va bene, ma ci sono delle cose da perfezionare, allora ritorni in laboratorio, poi ritorni in linea. Io faccio abbastanza trasferte, proprio perché seguo degli stabilimenti fuori regione, però anche delle trasferte gestibilissime, assolutamente. Però riesci a seguire la crescita del tuo bambino, del tuo prodotto, quindi te ne affezioni e vederlo andare in prima produzione senza problemi e che è venuto esattamente non tanto come lo volevi tu, ma come ti è stato richiesto. Perché sempre il marketing i progetti possono nascere anche da delle proposte della ricerca e sviluppo, sicuramente. Però di solito è il marketing che fa la proposta, perché quello che si decide di sviluppare è quello che è la richiesta del mercato, giustamente. E quindi riuscire a essere gratificata, soprattutto da parte del marketing, dalla produzione, perché non hai creato problemi, hai messo a punto un prodotto che non crea problemi in produzione, che non è poco. Ma il marketing che dice, caspita, abbiamo fatto proprio un bel prodotto, hai sviluppato un bel prodotto, è buono, è sicuramente gratificante. È proprio vedere dal vivo, vedere creare il tuo prodotto, lo vedi proprio fisicamente.
L'università sì, è un pochino più teorico, riesci a valutare come farlo mettendo a disposizione tutto quello che hai ricercato e che hai sviluppato, lo metti a disposizione dell'azienda, cioè lo offri a qualcun altro, ma poi la messa in pratica è in azienda. Ok, e la seconda domanda, diciamo che anche a livello di magistrale, cioè come tirocinio c'è la possibilità di farlo in laboratorio, all'università o in azienda. Non so se lei ha mai avuto seguito dei tirocinanti, cioè se ha qualche consiglio a riguardo. Dei tirocinanti durante il dottorato, ha seguito dei tirocinanti? No, durante la magistrale. No, non ho capito la domanda. Se al lavoro, se adesso dove lavoro adesso ho seguito dei tirocinanti, esatto, che stavano nell'impresa. No, allora in Roncadin era successo, sto cercando di tornare a quegli anni, è successo, forse c'è stato un caso, ma veniva gestito principalmente dalla ricerca e sviluppo. Io all'epoca facevo qualità quando si è presentato quel caso, quindi in qualità è difficile che un tirocinante, sì, può anche svolgere un'attività per la tesi di laurea, ma è più facile che lo faccia in ricerca e sviluppo, e non seguivo quel settore all'epoca. Ma adesso in azienda, per uno studente che per il futuro, lei consiglia fare un tirocinio all'università o avere un primo approccio in azienda, cominciando con il tirocinio? Io personalmente consiglio sempre un approccio, un tirocinio in azienda, che poi comunque è seguito dall'università, quindi è solo un completamento del lavoro dell'università, però l'interfaccia con l'azienda per me è sempre costruttiva. E può essere anche è successo molto spesso che magari qualche studente venisse confermato anche successivamente, o tanti ex compagni di corso che poi si sono realizzati nell'azienda dove avevano svolto l'attività di tirocinio, quindi assolutamente favorevole. Ok, grazie. Prego. Barbara, c'è una domanda via chat che ti leggo da parte di Carlo. Oltre alle tempistiche, quali sono le principali differenze, i pregi, i difetti, le difficoltà tra sviluppare prodotti a marchio proprio e conto terzi? Beh, a marchio proprio... puoi decidere di svilupparlo come preferisci, poi è il marketing che in realtà è l'azienda che decide di investire sul brand, di puntare tanto, è un investimento molto alto, creare un brand, rafforzarlo, pubblicizzarlo, però di fatto puoi fare quello che vuoi, cioè l'azienda ha una sua politica e decide di sviluppare il prodotto come meglio crede, come preferisce. Non deve sottostare a delle richieste della GDO, non deve sottostare agli audit delle GDO, dei clienti. Sicuramente la libertà è maggiore e appunto le tempistiche possono essere, insomma, si possono fare le cose con un po' più di calma, ecco. Come private label sicuramente bisogna sempre fare i conti con la concorrenza, nel senso che di solito le private label, le GDO in generale, aprono dei tender a cui partecipano diversi clienti, quindi possiamo partecipare noi come share in realtà a Gourmet Italia, questa azienda, oppure può partecipare un altro competitor, e chi sviluppa prima e meglio e al miglior prezzo il prodotto migliore vince, quindi è una guerra continua. Sicuramente sono due approcci completamente diversi, sono affascinanti entrambi, è molto più dinamico e molto più adrenalinico, ecco, quello, il rapporto con le private label. Poi ovviamente hanno sempre il coltello dalla parte del manico, perché ovviamente il prodotto è loro, lo pretendono come vogliono loro, magari fanno anche delle politiche di prezzo insomma un po' forti, insomma sono un po' di battaglie che gestiscono i commerciali, però insomma tutto è gestibile, è interessante sicuramente anche interfacciarsi con queste realtà. Mi ha colpito prima una cosa che hai detto,
intanto prendo tempo. E cioè che a un certo punto ti sei trovata a dover approfondire il tema dell'HACCP e dicevi all'epoca, ai miei tempi, l'HACCP era un tema che non troppo approfondito a livello di insegnamenti, di corso di studio e quindi in maniera autonoma hai, come dire, studiato di più, hai approfondito la conoscenza di questi aspetti, degli aspetti relativi all'HACCP. Ecco, questo è interessante, però è anche interessante forse rilevare che questo è stato possibile perché probabilmente avevi delle buone basi, no? Quindi diciamo che hai costruito questa maggiore conoscenza sul tema dell'HACCP proprio perché, e l'hai fatto con successo, perché comunque le conoscenze di base erano importanti e solide, quindi questo mi dà l'occasione per dire che insomma è chiaro che all'università non si riesce a coprire tutto lo scibile, no? che riguarda il settore delle scienze e tecnologie alimentari. Però ecco, l'obiettivo primario è quello di fornire delle conoscenze di base e poi gli strumenti per poter autonomamente andare oltre, in caso di bisogno. Prego. Esatto, la cosa importante non è sapere tutto, perché non si può sapere tutto, ma sapere dove andare a cercare. Quindi sapere che si è sentita questa cosa, l'ho letta, me l'hanno detta, vado ad approfondire. Quello a cui mi riferivo io è vero, è l'HACCP, ma in minima parte. Quello che io apprezzo tantissimo e sono molto contenta che negli ultimi anni, poco dopo che mi sono laureata io, l'università appunto ha deciso di approfondire questi temi, sono proprio quelli relativi alla legislazione alimentare, alla tracciabilità, al discorso degli audit, delle certificazioni, che mi avrebbero tanto aiutata durante il mio percorso e apprezzo veramente tanto che l'università abbia deciso di approfondire questi temi, perché poi lavorare in ricerca e sviluppo è possibile, ma la stragrande maggioranza degli studenti va a lavorare in controllo qualità e quindi secondo me questi sono strumenti fondamentali, perché è vero che un'azienda può fare ricerca e sviluppo, ma deve avere soldi per poterlo fare. Un'azienda invece per sopravvivere deve sempre comunque fare controllo qualità, sempre. Non può esistere senza il controllo qualità e quindi servono queste basi, servono, e l'università dà finalmente, approfondisce molto bene queste tematiche adesso. Riesce a dare una panoramica, cosa che io non sapevo neanche cosa fossero le certificazioni BRC IFS, e adesso invece mi rendo conto che gli studenti di adesso hanno veramente, cioè si vede che sono anche ad altri livelli, già sono riuscite ad approfondire delle tematiche che all'epoca si approfondivano poco, ecco, quindi sicuramente molto positivo. Sì, questo approfondimento io poi non l'ho riportato nella mia presentazione, ma l'ho iniziato anche durante la preparazione dell'esame di Stato, un'altra cosa che appunto ho fatto. Anche l'esame di Stato è un esame che io alla fine non ho sfruttato, non mi sono neanche iscritta all'albo, però è sicuramente stato importante farlo proprio per cominciare a approfondire tutti i temi di rintracciabilità, richiamo, ritiri, insomma tutto quello che è inerente alla qualità e alla gestione, alla legislazione alimentare. E quindi io consiglio a tutti quanti anche di farlo, proprio perché molto spesso viene richiesta anche non solo la conoscenza teorica, ecco, semmai di farlo anche dopo una piccola esperienza aziendale, perché vengono richieste anche un po' di competenze tecniche e pratiche, ecco, che è meglio sviluppare un po' dopo l'università. In realtà, se penso al percorso che ci hai descritto, hai fatto proprio tutto, Barbara, perché sei andata dal laboratorio all'assicurazione qualità, alla ricerca sviluppo, fino appunto adesso allo sviluppo di nuovi prodotti. E quindi in realtà sei stata in grado di fare tutte queste cose. E io onestamente mi sento molto orgogliosa anche come professore, no, dell'università, sapere che formiamo dei ragazzi che
come dici tu, probabilmente anche non dandovi tutte le conoscenze, ma tutti gli strumenti per poter affrontare tutto, no? Assolutamente, assolutamente. Moltissimo questa parte, vedere proprio l'evoluzione e sapere che siete in grado di fare tutte queste cose e ognuna di queste cose ha una sua dignità, una sua importanza, no? All'interno di un'azienda. Quindi, insomma, assolutamente. Curiosa. Assolutamente. Grazie. Un'altra cosa interessante che hai detto è questo fatto di ricoprire ruoli all'interno della stessa azienda diversi, cioè nel tempo questi ruoli cambiano, evolvono. E credo che sia, non penso che questo avvenga in tutte le aziende, cioè nel tuo caso sicuramente c'è stata questa opportunità che ti ha permesso evidentemente di crescere molto e quindi è molto bello questa cosa, perché nella stessa azienda hai fatto una miriade di cose, come diceva anche la professoressa Innocente, e credo che questo comporti anche una no, la possibilità di esperire un sacco di attività, di esperienze e di crescere, ovviamente si cresce moltissimo. Esatto. Certo, la Roncalin non è una SPA, quindi insomma è anche un'azienda molto strutturata, anche se è una funzione padronale, diciamo, però è un'azienda sicuramente di grande spessore. Infatti, questo è possibile in aziende strutturate, come diceva lei. Un'azienda già che non ha l'area ricerca e sviluppo è impossibile, perché non ti puoi muovere dalla qualità, per forza. Esatto. Bene, mi pare che non ci siano ulteriori domande. Chiedo, Nadia, tu non vedi qualche domanda? Mi pare di no, vero? No. Bene, allora lasciamo libera la dottoressa Barbara Quarta, che è stata gentilissima, disponibilissima, ci ha raccontato un sacco di cose interessanti, importanti, ci hai dato un sacco di take home messages. E penso che gli studenti che ti hanno ascoltata ne faranno tesoro. E sono questi forse diciamo gli aspetti che verranno interiorizzati di più, no? Ognuno poi in maniera molto personale coglie meglio certi aspetti rispetto ad altri, ma credo che nel caso tuo siano tanti questi messaggi che hai dato, e suggerimenti, consigli, proprio per la loro futura vita professionale. Quindi noi ti ringraziamo moltissimo, Barbara, e continuiamo così. Voi. Speriamo di rivederci presto in un'altra occasione. Certo, volentieri. Grazie mille. Grazie a te, arrivederci, e grazie a tutti i partecipanti. Arrivederci. Arrivederci.